diciamo che è una ulteriore occasione della cultura della nostra città, dell'effervescenza, delle tradizioni ma anche della capacità di innovazione, no? C'è bisogno ogni tanto di sorridere, c'è bisogno di guardare i talenti, alla creatività. Ma meraviglioso, sempre tutti gli anni migliori, c'è Riccardo Benigni che è una forza eccezionale. E, vedi, è un momento importante perché tutti hanno dei pensieri, tutti hanno dei problemi, almeno quando si viene qua, e io purtroppo tutti i giorni nel mio lavoro vedo della gente che sta male, perché sono momenti terribili. Il fatto di venire qua anche io la sera a ridere un po' fa molto bene, difatti vedi, non invecchio mai. Beh, è sempre la più bella, perché sempre l'ultima è sempre la più bella, quindi non sarà veramente una bella serata, perché ci sono della gente molto brava, ci sono dei comici dopo che intrattengono il pubblico che sono altrettanto divertenti, e quindi sicuramente è una bella ma bella edizione. Auguro a tutti buon divertimento, ragazzi, seguite quel festival Cabaret Emergente, perché è una cosa grande, e poi sono tanti anni che continua a emergere. Mamma mia, quanti siete? Sono felice di essere qui, anche perché poi sto aprendo questo festival e non vedevo. Ecco qua. Ma voglio fare il ventriloquo da grande. Che cos'è il ventriloquo? È quella persona che parla, l'ho detto con la pancia. Ah, come il nonno, ho detto no. No, niente di odoroso, no. Mio nonno trombetta ogni tanto, no, è una tecnica, però per fare questo bisogna avere un po' di silenzio, vi chiedo di spegnere i cellulari, ve l'hanno già detto, sì, spento anch'io il mio, par condicio, poi devo inumidire l'apparato, il femore qua, fra la caviglia e la rotula, attenzione, un bravo ventriloquo riesce addirittura a bere e parlare contemporaneamente. Quando ci riuscirò, ve lo farò vedere. Andiamo? Non mi faccio da fare, andiamo? No, ti dico di no, zio, tranquillo, cado, è alto, zio, non è alto. Se muoio, torno dall'aldilà, ti premio a calci nel cucino. Zio, c'è un pubblico. Oh, cazzo, no, zio. Un giorno mia zia disse a mio zio: tu mi trascuri. Lo zio le rispose: io ti trascuro. Tu esci con la tua migliore amica tutti i lunedì e martedì, io con lei ci esco solo il giovedì. La zia gli chiese il divorzio, mio zio si fece due conti e si accorse che per mantenere moglie e figli gli costava più da divorziati che da sposati. E andato dall'avvocato gli ha detto: avvocato, ma a me mi conviene il divorzio o la separazione? L'avvocato gli ha detto: guardi che il divorzio e la separazione sono la stessa cosa. Mio zio gli ha risposto: avvocato, questo per voi. Per me il divorzio è che io e mia moglie ci lasciamo. La separazione invece è che io piglio una sega elettrica e separo mia moglie metà e metà. L'avvocato gli ha detto: guardi, se la pensi in questo modo le conviene il divorzio. Il mese scorso finalmente hanno divorziato. Il giudice in tribunale ha detto a mio zio: concedo a vostra moglie un assegno di mantenimento da 1.000 euro al mese. Mio zio gli ha risposto: signor giudice, io vi ringrazio che gli concedete questi soldi, perché io più di 300 euro al mese non gli potevo dare. Una terza e ultima, poi se ne va, perché sì, assolutamente, vorrei prendere una... lei, Franzi. Mi piace consumarti. Io mi meraviglio anche che il pubblico applauda, se, francamente, non lo so. Comunque potresti anche alzare, sei già in piedi. È anche irriverente. Prendi il ciuffo, dai, prendi il ciuffo, Francesca, dai, prendi il ciuffo, che prima o poi ti acciuffo a te. Questa poesia è per te. Tu vai su Facebook. Titolo della poesia. Come faceva a sapere il titolo? Guarda. Oh, guarda.
taggata, Francesca. Ti ho taggata su Facebook per un'ora. Ma tu non mi hai risposto. Ho insistito, Francesca. Ti ho taggata 2, 3, 4 ore su Facebook. Ma tu non mi hai risposto. Sono tornato a taggarti 6, 7, 8 ore su Facebook. Ma tu non mi hai risposto, Francesca. A quel punto ho spento il computer e ti ho mandato a taggare. Grazie. Senta. Prego, no, devo fare pure una pausa al giro. Senta, allora, o lei... Come si chiama? Non me lo dica. Davide, Stefano, Giuseppe, Franco, vieni, che ti frega? No. Franco! Un applauso a Franco. Franco! Dov'è? Aspetta, Federico, vai. Cioè, no, non ti preoccupare, non ti succede niente, stai tranquillo. Se mi succede a me, quello è bello. Franco, vienimi dietro. Nel senso fisico. Franco! Intersega le mie braccia sotto le mie ascelle! Lo so, sono un po' umide. Sudo alla spina stasera. Per fare una pinta! Franco! Ora io mi adeguerò sopra le tue braccia! Franco! Tu piano piano mi adeguerai sopra i chiodi! Franco! A reggine, perché sono veri io. Franco, sei pronto? Tanto facciamo così, così almeno non ti si sbiadisce la giacca. Piano, Franco! Mi vado ad appoggiare, Franco! A reggine, Franco! E fidati! Franco! Vai giù, Franco! No, piccola, vai giù, non ti preoccupare, Franco! Piano, Piano, Franco, piano! Vai giù, piano! Franco, così mi spezzi la schiena! Franco, aspetta, va un po' più dietro, Franco, ecco, un po' più dietro, non sudare, Franco, alle cosce, ecco qua, signori, un grande applauso alla Francesca e un grande applauso a Franco, grazie mille, è un bacino. Sì, ma quanto felici! Le donne di Modena, quanto sono felici! Forza, fatemi un bel applauso! E gli uomini di Modena? La felicità, io ho iniziato a cercarla da piccolissima. Babbo, dove si trova la felicità? Chiedi a tua madre, è lei che mette a posto tutte le cose. Mia madre, la felicità, guarda nel terzo cassetto, l'ho messa lì dopo che ho sposato tuo padre. Mamma, nel terzo cassetto ci sono solo delle mutande. Allora guarda nel secondo, perché lì di felicità ne è rimasta ben poca. Invece mia zia mi fa, Silvia, per essere felici bisogna saper dialogare con gli uomini. Ah sì?
Un uomo mi fa: basta Silvia, ci dobbiamo lasciare, perché io cerco una donna bella perché voglio dei figli belli. Anch'io voglio un figlio intelligente. Ma per farlo, pensate, un ragazzo mi ha invitato ad una cena a chilometri zero. Nell'invito: ciao Silvia, mangia a casa tua, buona serata. A volte mettono tuta e scarpette da tennis, ma non per fare sport, ma per rincorrere i figli. Perché io ho riletto Darwin, ho riletto la teoria dell'evoluzionismo di Darwin, e Darwin dice proprio che a un certo punto l'uomo passa dalla posizione erectus a quelle genitori, a chiappa questa. Perché c'è una legge fisica, dice che dove c'è un pericolo c'è un bambino, non si sa com'è. C'è uno spigolo, c'è un bambino che ha testa così. C'è un burrone e c'è un bambino che guarda. C'è una sedia e c'è un bambino che da grande vuole fare il tronista. E la colpa sapete di chi è? È dei genitori. Genitori perché pretendono troppo dai loro figli. Bambini che a 8 anni vanno a scuola, dopo scuola, lezioni di inglese, lezioni di francese, lezioni di tedesco, la piscina, la palestra, la patente europea, i boy scout, l'azione cattolica, i giovani leninisti. Poi ce la vendiamo se il bambino a 12 anni fuma. Se deve rilassare suo bambino, no? Una cosa, la palestra, punto. Invece no, io sono cresciuto con un'altra cultura, con la cultura della ritirata, ovvero, io non mi potevo muovere, io dovevo essere a casa, come molti di noi, dovevo essere a casa alle 10 di sera, alle 22, ma puntualmente arrivavo dopo le 22 a casa, arrivavo sempre verso mezzanotte, l'una. Appena rientravo a casa, si sentiva dalla camera da letto, appena entravo in casa, dalla camera da letto mia mamma che diceva a mio padre: e mo ci parlo tu con figlio tu. E mio padre guardava mia mamma e diceva: figlio tu. E mia mamma: figlio tu. Io mi svegliavo alle 7 di mattina per andare a scuola e sentivo ancora: figlio tu. Praticamente io dopo le 10 di sera devo andare orfano. Non si capiva chi era figlio, non si capiva. Mi piace perché a me manca il suo capo, a me Berlusconi manca come comico, come uomo, mi manca perché era uno che ti metteva buon umore, come la volta che andò a vedere la sindone e tornò arrabbiato: presidente, ha visto la sindone, ma che c'era davanti un lenzuolo. Io credo che lui fondamentalmente manca questa, come quando il processo
questo processo cominciato con quella telefonata. Pronto Rubi? Noi no, lei, è da lì che è cominciato tutti, con la Boccassini che dice quella frase, dice pagavano le ragazze per tenere la bocca chiusa, ho detto qui c'è qualcosa che non torna. Allora da lì è un escalation di cazzate, una dietro la chiama e dice liberate quella ragazza, è la nipote di Mubarak. Ma pochi sanno che Rubi scappa in Messico e Berlusconi fa la seconda cazzata, chiama il presidente del Messico e dice liberate quella topa, è la nipote di Speedy Gonzales. Un genio, un genio. Ha vinto per poco, ma ce l'ha fatta, ha vinto. Vince il Festival Cabaret Emergente 2015 il ventriloquo Andrea Fratellini. Siete un grande pubblico allora. 5 punti, fratellini, 5 punti.